Un nuovo passo verso la normalità in Francia. Il 9 giugno ci sarà il passaggio del coprifuoco dalle 21 alle 23. I francesi si riappropriano delle loro serate, mentre i ristoranti, caffè e bar cominceranno a servire i clienti al chiuso e le palestre potranno riaprire. On a eu pendant longtemps ce sentiment d'injustice. Per molto tempo abbiamo avuto questa sensazione di ingiustizia. Ci siamo sentiti un po' dimenticati perché si è parlato molto dei ristoranti e bar, poco delle nostre attività. Ora speriamo di poter riaprire e che sia una riapertura definitiva, non solo un'idea temporanea, prima di richiudere. Bar e ristoranti in Irlanda tornano ad accogliere i clienti nell'ultima fase di allentamento dei divieti imposti dalla pandemia. Le autorità locali nelle città di tutto il paese, tra cui Dublino, Cork e Galway, hanno pedonalizzato alcune vie del centro, installato servizi igienici pubblici e cestini per un'estate che si vivrà soprattutto all'aperto. Nel frattempo, in diverse regioni spagnole è iniziata la registrazione online per richiedere il pass Covid-19. La Spagna partecipa a un progetto pilota prima che il passaporto Covid-19 sia lanciato in tutta l'Unione Europea il 1 luglio. Il certificato specifica se una persona è stata vaccinata e guarita dal coronavirus nei 6 mesi precedenti o ha un test negativo valido. In Italia, a Torino, la vaccinazione dei giovani va avanti tutta la notte. La serata Astra Night, direi che venite tutti a vaccinarvi. Una cosa divertente di questa esperienza ce la portiamo a casa, che è un vaccino un po' diverso dal solito. Fra un sorriso e un po' di musica, c'è chi ha ricevuto la propria iniezione anche alle prime luci del giorno.